La qualità a scapito della quantità. Questa, a quanto pare, è la strategia generale del settore vinicolo spagnolo. Secondo l'OMV, lo scorso anno le cantine del paese iberico sono state leader nel mercato mondiale del vino, esportandone 22,8 milioni di ettolitri per 2 miliardi e 850 milioni di euro, il che pone la Spagna davanti ai diretti competitori europei, l'Italia seconda con 21 milioni di ettolitri di vino esportati e la Francia terza con 15 milioni. I transalpini però hanno guadagnato maggiormente nel 2017 ben 9 miliardi di euro. Perché se hanno esportato meno? Semplicemente perché la Francia vende a una media di 6 euro al litro, l'Italia, che ha fatturato in totale 6 miliardi di euro, vende a 2,78 euro al litro e la Spagna a solo 1,25 euro al litro. A quel punto la decisione spetta al consumatore. Quanto è disposto a spendere per un buon bicchiere di vino? O forse preferisce bersene qualcuno in più per pochi spiccioli?